Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo questa stazione meteo smart che ho costruito. La stazione meteo è piuttosto completa perché misura la temperatura, l'umidità, la pressione atmosferica, la velocità e la direzione del vento e la quantità di pioggia che cade. Tutti i dati vengono raccolti da un ESP32, che è una specie di Arduino, e tramite Wi-Fi vengono mandati all'app sullo smartphone. Sull'app o anche sulla pagina web possiamo vedere i dati del meteo in tempo reale e anche i grafici, ad esempio della temperatura, con minime e massime, e il grafico della pressione, con cui si può prevedere, anche se in modo molto approssimativo, se pioverà nelle ore successive. Ma non mi sono fermato qui, perché ho fatto anche un display da tenere in casa, su cui vedere i dati della stazione meteo, connesso anche questo via Wi-Fi. Iniziamo da ciò che controllerà tutto, ovvero un ESP32. Un ESP32 è una scheda simile ad Arduino, ma con la possibilità di connettersi al Wi-Fi. L'ESP32 sarà collegato a tutti i diversi sensori che adesso vediamo. Prima di iniziare, vi ricordo che in descrizione trovate la guida scritta con i file da stampare in 3D, gli schemi elettrici e tutte le informazioni su ciò che vedremo. Per misurare la temperatura e l'umidità userò questo sensore, che è il DHT22. Ho saldato il sensore su una schedina millefori, con un connettore e una resistenza tra i 3,3 V e il pin dei dati. Ho messo il sensore dentro a questo oggetto strano, che si chiama schermo di Stevenson. Lo schermo di Stevenson serve a proteggere il sensore dal sole diretto e dalla pioggia, lasciando però passare l'aria. In questo modo dovremmo avere una misurazione il più veritiera possibile. Per costruirlo ho stampato in 3D i vari pezzi e li ho fissati con due barre filettate. Ho incollato la millefori con il sensore all'interno e sotto ho messo la staffa che terrà su il sensore. Poi abbiamo la bandierina segnavento, che rileva da che direzione viene il vento. Alla fine è un po' l'evoluzione del classico galletto segnavento che si metteva sui tetti. Anche per questa ho dovuto fare alcuni pezzi con la stampante 3D. Ora voi nel video state vedendo che la costruisco in 30 secondi, ma ci è voluta una settimana. La bandierina ha dietro questo pezzo fatto a freccia e davanti alla punta, con dentro un bullone come peso per bilanciarla. La bandierina può ruotare liberamente con un cuscinetto a sfere che ho messo nella base. Per rilevare i quattro punti cardinali del vento userò quattro sensori di effetto Hall, che sono dei sensori magnetici, che si attivano quando si avvicina un magnete. La mia idea è di metterli in questo modo, con il magnete che gira e attiva il sensore del punto cardinale verso cui è girata la bandierina. Per i punti intermedi, ad esempio nord-est, verranno attivati i due sensori corrispondenti. Ho messo i sensori magnetici qui sulla base della bandierina segnavento, rialzati di circa un centimetro. Sulla parte che è libera di ruotare ho incollato il magnete.
Questo pezzo su cui ho messo il magnete ha anche la funzione di proteggere i sensori dalla pioggia. Ho infilato la bandierina segnavento sulla barra filettata e l'ho fermata con due dadi. I sensori HAL hanno ognuno tre cavi che vanno alla loro schedina con il LED. Ho messo le quattro schedine dei sensori in questa scatolina stampata in 3D. Da qui parte un cavo che porta l'alimentazione e il segnale dei quattro sensori. Ora viene l'anemometro. Di questo ne ho già parlato in un video l'anno scorso. Comunque ho fatto anche questo con la stampante 3D e ha all'interno un sensore magnetico che manda un impulso a ogni giro. Dai giri al minuto poi sarà calcolata la velocità del vento. Da ultimo c'è il pluviometro. Anche questo lo abbiamo visto nello scorso video, quindi lì trovate tutti i dettagli. Comunque anche questo usa un sensore magnetico e ogni cambio di stato del sensore significa che è passata una certa quantità di acqua. Per rendere più semplice il montaggio della stazione meteo, metterò i vari sensori su una struttura unica. Per farla ho usato un profilo rettangolare di alluminio. Al centro ho fissato il pluviometro e ai due lati ho messo l'anemometro e la bandierina segnavento. Per tenere tutto in piedi ho tagliato altri due pezzi di profilo di alluminio. Da un lato ho fatto questo foro bello grande che mi permette di fissarli senza avere sotto il bullone che sporge. Alla fine questo è il risultato. Ora però abbiamo tutta la parte elettronica che metterò in questa scatola di derivazione. Per facilitare i collegamenti ho comprato questa scheda che porta i pin delle SP32 su dei morsetti. Non so perché, ma le SP32 che ho io su questa scheda non ci sta. Quindi ho dovuto fare degli adattatori con dei pezzi di mille fori per spostare i pin. Ho messo le SP32 nella scatola e sul lato sotto ho messo l'antenna per il wifi. Mi ero quasi dimenticato il sensore di pressione atmosferica, che è il BMP180. Lo metterò qui nella scatola e per far passare l'aria ho fatto questa griglia sul lato sotto. Questo sensore comunica tramite i quad RC, quindi sarà collegato alle SP32 con due fili. Ora abbiamo tutti gli altri sensori che arrivano qui con i loro cavi. Il sensore di temperatura si collega direttamente a un pin delle SP32. Il problema sono i sensori magnetici dell'anemometro, del pluviometro e della bandierina segnavento, che funzionano a 5 volt, mentre le SP32 accetta al massimo 3,3 volt. Quindi per convertire il segnale da 5 volt a 3,3 volt userò dei convertitori di livello, come questi. Per rendere tutto più ordinato li ho saldati su delle schede mille fori. Per fare i collegamenti ho usato dei connettori JST che sono più solidi dei classici jumper. Infine ho unito insieme i cavi per ground 5 volt e 3,3 volt e ho messo in ordine i fili con delle fascette. Comunque in descrizione trovate lo schema di collegamento di tutti i sensori e tutti i dettagli anche sulla parte software.
ora che è tutto collegato, vediamo come collegare la stazione meteo a internet. La stazione meteo sarà collegata a Home Assistant, che è una specie di server locale per controllare i dispositivi di domotica che abbiamo in casa, come luci e prese smart. Per collegare la stazione meteo userò ESP Home, che permette di connettere le ESP32 a Home Assistant. Dopo aver impostato tutto, posso vedere i dati della stazione meteo in tempo reale, dalla pagina web o dall'app. Inoltre i dati vengono registrati e posso anche vedere i grafici dell'andamento a lungo termine. Ora, per fare il video, la stazione meteo è appoggiata qui sul balcone, ma nei prossimi giorni la fisserò con dei ganci su quel muretto là in alto, dove è più esposta al vento. Comunque tutto sembra funzionare e qui sull'app vedo la temperatura, l'umidità e la pressione atmosferica. Adesso è venuto anche un po' di vento e infatti sulla app vediamo la velocità misurata dall'anemometro. E oggi invece era la giornata con meno vento degli ultimi 3 mesi. Quindi per il video dell'anemometro c'era fuori dall'inquadratura un aiutante. Anche la bandierina segnavento funziona e se la giro vediamo che i punti cardinali indicati sulla app cambiano. Ora ovviamente non sta piovendo, ma se metto dell'acqua nel pluviometro vediamo che i millimetri di pioggia aumentano. E se tutto questo non bastava, ho fatto anche un piccolo display collegato a Home Assistant, che è molto comodo per vedere i dati del meteo senza aprire l'app. E quindi anche questo video finisce qui e io vi ringrazio molto di averlo guardato fino alla fine. Per non perdervi i prossimi video, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.